Sono ulteriori somme che arrivano nell'ambito del PNRR per la sicurezza delle scuole, sono molto onorato di questa notizia, già mi aveva preannunciato il nuovo ministro quando ho avuto modo di incontrarlo nell'ambito della conferenza Stato-Regioni della Commissione Istruzione. Arrivano questi fondi, la sicurezza è fondamentale e quindi adesso stabiliremo dei criteri affinché questi fondi possano essere assegnati alle scuole di tutto l'Abruzzo, ma anche palestre scolastico e asili. Quindi è una notizia importante, questa dimostrazione che si sta facendo tanto per la scuola, non solo a livello strutturale ma anche per quanto riguarda la formazione, la didattica. Stiamo cercando di ampliare l'offerta formativa perché è di fondamentale importanza in questo periodo. Io girando le aziende, molti imprenditori chiedono che c'è necessità di maestranze, di occupazione, ma non si trovano determinati profili. Quindi da questo punto di vista, tramite centri per l'impiego, andremo anche nelle scuole, nelle università, affinché si possano orientare i ragazzi e vedere quali sono le inclinazioni. Lì li andiamo a formare. Abbiamo ripristinato il voucher d'alta formazione, che da anni non si faceva. Abbiamo coperto tutte le borse di studio, già messi nel bilancio di previsione. E per di più, come sapete, l'Università di Teramo si è dotata di un nuovo corso che si farà a Lanciano, un corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia. Ci troviamo in una transizione ecologica, quindi anche lì è necessario formare determinati profili affinché possano essere agevolate ad entrare nel mondo del lavoro. Tornando ai 26 milioni di euro bisogna correre perché i fondi del PNRR altrimenti scadono. Abbiamo dei tempi strettissimi, entro metà febbraio dobbiamo comunicare quali sono le scuole, i comuni beneficiari, gli uffici sono già al lavoro da giorni scorsi, ma sicuramente rispetteremo i tempi e non perdiamo queste somme che sono di fondamentale importanza per la sicurezza. Veniamo da un periodo difficile per le scuole, le emergenze, la pandemia, spesso in DAD hanno subito dei pregiudizi non solo a livello formativo ma anche a livello psicologico, ma è anche giusto che siano in scuole sicure, quindi sicuramente siamo anche nella zona sismica, quindi è fondamentale che i ragazzi possano avere un'adeguata istruzione ma in sicurezza. Quota parte di questi 26 milioni di euro potrà essere utilizzata per nuove realizzazioni di istituti scolastici? Sì, sì, sicuramente anche per nuove scuole, per quei comuni che hanno già un piano esecutivo, un progetto già attuativo e che rientra nel piano regionale. Noi abbiamo una piattaforma in cui i comuni mandano questi progetti. Io infatti invito sempre i sindaci, avendo fatto anche il sindaco, progettate perché quando arrivano i soldi non c'è più tempo di progettare, ma bisogna già avere il progetto. Quindi più progetti si ha, più si possono avere finanziamenti.